Cari amici di iFest International Film Festival, buonasera e benvenuti anche oggi a questo nuovo appuntamento, a questo nuovo incontro, a questa nuova chiacchierata con un personaggio del mondo dell'arte, del cinema, della cultura che amiamo, che stimiamo e con cui oggi vogliamo fare due chiacchiere, confrontarci, parlare e perché no, ascoltare cosa ha da dirci. Oggi abbiamo con noi una persona a cui voglio molto bene, è un amico, ma prima di essere un mio amico è un saggista. È un professore universitario, è un filosofo, è uno scrittore. Benvenuto a Franco Bolelli. Grazie a te, Giuseppe, veramente contento di fare questa cosa con te. È un piacerone. Quando ci siamo sentiti, insomma, mi hai dato la tua disponibilità, è stato Sì, ma un. proprio con contentezza, cioè Con entusiasmo. assolutamente sì. Allora, Franco, benvenuto. Il nostro pubblico di iFest è un pubblico numeroso, appassionato, caldo, che ama in maniera profonda e competente il cinema. E quindi racconta qualcosa di te un po' a chi, insomma, non frequentando festival dell'amore o festival di filosofia, potrebbero in qualche modo ancora non conoscere la tua persona. Possono aver vissuto felicemente fino ad oggi, eh? No, io l'hai detto tu prima. Fondamentalmente scrivo perché è quello che mi scappa di fare da sempre. Ho fatto tanti libri, spaziando molto, devo dire, perché una formazione filosofica e il libro prossimo, quello che ho appena finito, è un libro di filosofia. Però mi interessano le persone umane, mi interessano le relazioni, mi interessa la vita delle persone. Per cui non riesco a pensare alla filosofia o alla scrittura come qualcosa di distaccato dagli esseri umani e dalle relazioni umane. Allora, ho sempre scritto qualunque cosa andando in quella dimensione lì. Come il mutamento, perché di questo che mi sono sempre molto occupato, l'innovazione, l'evoluzione. E poi, lo sai, ho spaziato da un librone di 480 pagine con Lorenzo Giovanotti a tre libri con la mia meravigliosa moglie sull'amore, per cui spaziando decisamente a tutto campo. Ma cos'è che in qualche modo ti crea quello stimolo creativo, quella spinta vitale, come insomma ci racconti sempre tu, quell'entusiasmo che in qualche modo ti fa ragionare un attimo e ti fa dire: ok, cominciamo, adesso ho qualcosa di nuovo da dire, da raccontare, da scrivere. Devo dire che c'è sempre stato, per cui viene quasi per conto suo. Io credo che sia il risultato di una grossa spinta vitale in generale verso proprio andiamo avanti, facciamo qualcosa. Il che probabilmente non è così frequente alla mia età. Però Manuele e io ci chiamiamo antichi adolescenti, nel senso che, ahimè, la dimensione dell'antichità sugli anni c'è. Però c'è quella dell'adolescenza, c'è questa costante spinta, questa passione a voler creare qualcosa, a voler fare qualcosa, a mettere l'intensità sempre in qualunque cosa. Io credo che l'intensità sia la condizione necessaria, essenziale, in qualunque campo per fare qualunque cosa. È quello che ti dà davvero la motivazione forte a fare. L'intensità è una delle cose che mi ha sempre colpito maggiormente di te e della tua opera, in qualche modo, che seguo da tempo, è in qualche modo la tua incredibile trasversalità. Cioè tu riesci in qualche modo a creare delle connessioni, delle interconnessioni tra situazioni, momenti, arti che apparentemente sembrano parlare delle lingue diverse o sembrano comunque viaggiare su dei binari completamente diversi. Questa è una di quelle cose che maggiormente mi ha sempre affascinato di te e ti chiedo in qualche modo da cosa nasce questa tua grande energia, questa tua grande visione trasversale che riesce a far convergere tante cose così diverse fra loro. Giuseppe, io credo che sia, non lo so, genetica, fisiologica, non so dirti, per me è sempre stato così. Una cosa che racconto ogni tanto, perché è anche divertente, quando io avevo 16 anni, da una parte ero attratto, era la seconda parte degli anni 60, dunque un periodo particolarmente favorevole a questa attrazione per il nuovo, a cose che non avevo mai visto prima, cose che volevo conoscere, esplorare, fare mie, conquistare.
Sapevo che avrei scritto, perché scrivere sapevo che avrei scritto Missione Compiuta, per cui in generale tutto ciò che riguardava una dimensione culturale. Dall'altra parte io giocavo 4 partite a settimana e allora mettere insieme queste 2 dimensioni, quella di una dimensione di ricerca, di sperimentazione di culture di nuovo, e dall'altra parte quella adrenalinico competitiva, non era tanto facile, nel senso che non era comune che intorno ci fosse questa cosa qua, ma io non ne potevo fare a meno, per me erano assolutamente la stessa cosa, non le pensavo scisse, per me non c'era nessuna differenza, ero io in ambedue le dimensioni e anzi una nutriva quell'altra. E allora quando ho cominciato a scrivere per me è stato naturale non fermarmi in un campo, anche perché sentivo che imparavo di più di quel campo prendendo da fuori che non guardando soltanto dentro. Per cui credo che sia questo, ma è una cosa che mi è sempre venuta istintiva, non è mai stata pensata in alcun modo. Benissimo. In un passaggio molto interessante hai lasciato traccia in qualche modo di una frase che mi ha colpito molto. Hai detto: io non ho mai avuto un lavoro, non ho mai avuto uno stipendio, non ho mai avuto una scrivania. In qualche modo sembrava quasi che tu stessi precorrendo quelli che sarebbero stati poi i tempi di una nuova dimensione, insomma, di una nuova dimensione anche in qualche modo professionale. Ti sei definito uno dei primi freelance in qualche modo? Assolutamente così. E come hai vissuto questa tua dimensione da uomo libero in qualche modo, senza nessuna legame particolare? Allora, il primo elemento da dire, perché uno può pensare, vabbè, te lo potevi permettere. No, non me lo potevo permettere. Per là, così non c'era niente da fare. Sentivo che proprio questo bisogno di spaziare, di attraversare mondi diversi ed esperienze diverse, non poteva essere rinchiuso in alcuna categoria o anche in alcun lavoro fisso, statico, continuativo, eccetera, eccetera. Non potevo, non sarei stato io, non avrei funzionato. Non è stata neanche solo una scelta bella, è che non ero capace. Se tu mi mettevi a fare delle cose diverse da quelle che io ho fatto, non questa scelta qua, perché era l'unica che potevo fare. È meravigliosa e complicata come logico. Il vantaggio che sto vedendo oggi nella situazione dell'emergenza del virus eccetera eccetera è che, a differenza di tanti altri, io all'instabilità ci sono totalmente abituato. L'instabilità è una condizione naturale per me nella maniera più assoluta, per cui è chiaro che spesso non è piacevole, spesso ti ritrovi spiazzato a chiederti: fantastico, ma adesso cosa succede? Per la quale sono perfettamente allenato. Ogni situazione instabile ci sto perfettamente, con i suoi lati esaltanti e con i suoi effetti collaterali, e però devi prendere il pacco completo, è chiaro. Dalla tua risposta, diciamo, hai toccato, nella tua risposta hai toccato quella che è una situazione attuale che è innegabilmente complicata, innegabilmente complessa, speriamo di uscirne presto. Come vedi in qualche modo i nuovi processi che inesorabilmente si andranno a creare, a formare, le nuove strade, la nuova visione, le nuove prospettive che dovremo un pochino tutti quanti noi, soprattutto chi opera, diciamo, in campi tra virgolette culturali, quindi anche artistici, dovrà percorrere? In che cosa e dove ci cambierà questo periodo? Come ne usciremo? Io credo che noi ne usciamo sperimentando. Questo è il momento in cui bisogna sperimentare. Un po' perché siamo costretti, stiamo sperimentando qualcosa che è insolito per tutti, è inusuale per tutti fondamentalmente. Allora già siamo costretti a mutare i nostri comportamenti quotidiani e tutto quanto. Dall'altra parte io credo che in ogni campo, da quello economico a quello dei lavori che noi facciamo, soprattutto chi come noi fa lavori creativi e tutto quanto, si tratta di reinventarsi, si tratta di capire che c'è un'accelerazione delle cose in questo momento. E allora la parola sperimentazione per me oggi è assolutamente fondamentale, non nel senso dell'avanguardia o nel senso di qualcosa di bizzarro o di estroso, ma proprio la necessità di provare costantemente a mettere a fuoco
un orizzonte più vasto, una dimensione più vasta. Io credo che oggi questa è la grande differenza. Chi si prepara al dopo, già oggi, cominciando a prefigurare cosa può cambiare, innanzitutto nei nostri modelli di pensiero, nei comportamenti, nelle scelte, sarà sicuramente avvantaggiato rispetto a chi non si prepara al dopo con questa dimensione di andiamo a cercare, andiamo a reinventare, andiamo a capire. E secondo questo pensiero, comunque, in questa concezione dai anche un'importanza molto grande, mi pare di capire, a quella che è in qualche modo una selezione anche naturale, una selezione genetica, a quella che è un'evoluzione. Tu parli molto spesso di evoluzione in ogni campo, che è inesorabile. È così. È impietoso dirlo, sembra una cosa terribile da dire, ma è così. È chiaro che c'è chi è capace per attitudine, per talenti, di sperimentare, di cercare, di progettare, di costruire, di creare, e chi è meno capace. È un dato di fatto, non pongo i primi su un piedistallo rispetto ai secondi, perché poi per me costruire, creare, eccetera, non riguarda soltanto le opere artistiche, espressive, culturali, non è solo una questione di libri, di film, di questo, di quell'altro, è l'atteggiamento che tu hai nei confronti della vita. Allora per me tu puoi fare la massaia, il gelataio, non so che cosa, mestieri nobilissimi peraltro, e puoi creare e costruire nella tua vita, nelle tue relazioni, nei tuoi sentimenti, con i bambini, con... E lo trovo non minimamente meno importante, anzi. Però è chiaro che chi è più disposto a giocarsela, a sperimentare, a mettersi in gioco, perché ha davanti qualcosa, davanti un orizzonte, davanti un obiettivo, vuole costruire qualcosa, ha evidentemente un vantaggio evolutivo, ma è così da tutta la storia. La storia per me non l'hanno fatta, cioè sì, anche quello, i grandi eventi, le guerre, i re, le masse, eccetera, eccetera. La storia l'hanno fatta quelli che hanno sperimentato, creato, esplorato, costruito, chi ha inventato qualcosa. La nostra evoluzione passa attraverso quello. Allora credo che quella sia una cosa che riguarda tutta quanta l'avventura umana. Molto bello questo pensiero, che mi trova molto, molto, molto vicino. È bello percepire un sentire vicino e in qualche modo reciproco, se vogliamo. Però in quello che dici tu, nella grande evoluzione, nei grandi passaggi evolutivi, c'è sempre qualcosa che si guadagna e c'è sempre inesorabilmente qualcosa che si perde. Ora tu, nel tuo trascorso, e soprattutto guardiamo avanti, guardiamo sempre al futuro, questo nuovo cambiamento che in qualche modo avverrà, e tu mi sembri essere una persona assolutamente pronto, anzi che molto spesso è più avanti di e traccia in qualche modo anche alcune strade nuove, cosa sei disposto a perdere, come diceva, come cantava anche un tuo caro amico e un nostro grande cantante, insomma, che amiamo, cui vogliamo bene? Sono disposto a perdere innanzitutto come attitudine, nel senso che quando c'è qualcosa che ti chiama, che senti che è importante, il resto improvvisamente non diventa più importante. È come, se posso fare il paragone, avendo appunto scritto 3 libri con l'amore, sull'amore con Manuela, è come in una storia sentimentale. Improvvisamente sei folgorato da una persona e tutto il resto non è significativo. Sei disposto a perdere tutta quella roba lì. La stessa cosa io credo che sia nei processi creativi e nei processi vitali. Non so cosa sono disposto a perdere. So che se ho davanti un obiettivo, quelle cose che magari oggi mi sembrano irrinunciabili, domani non lo saranno più. Ci sono delle cose che nella vita di ognuno vengono viste come grandi sacrifici, ma quando tu stai facendo quella cosa, quando tu hai pathos per quella cosa, hai slancio per quella cosa, visti da fuori saranno sacrifici, visti da dentro non sono neanche sacrifici, è normale, è naturale, fa parte del gioco. Volevo confrontarmi con te su una. Io credo molto nel potere delle parole. Ci sono delle parole belle, delle parole che su di me hanno un grande effetto, che mi aprono orizzonti, mi aprono pensieri, e quindi continuo a crederci. Tra l'altro c'è uno splendido film che parla proprio di questo,
di e con Denzel Washington, quindi fantastico. Una parola tra le tante che trovo interessante, che trovo positiva, è festival. Io sono innamorato della parola festival. E so che tu, insomma, nella tua lunga carriera hai anche ideato, creato e in qualche modo prodotto importanti festival. Raccontaci questa esperienza e questa tua relazione con la parola festival. Allora, per me i festival che ho fatto sono nati in modo molto strano. Non so quanti altri abbiano fatto festival a partire da quello, perché io ero stufo di scrivere libri che magari suscitavano eccellenti reazioni, però a tanti sembravano astratti. E io dicevo: no, accidenti, non sono astratti. Le robe che racconto le posso raccontare con linguaggio filosofico, però sono vive, sono fatte di persone, di sguardi, di facce, di gesti, di movimenti, di qualcosa di. Sono fisiche. Allora mi sono detto: io voglio che le idee di festival diventano qualcosa che la gente può toccare, respirare, sentire, vedere e così via. E da lì sono nati i festival che ho fatto. Avevo voglia di trasformare alcuni concetti in qualcosa che le persone potessero, con cui le persone potessero familiarizzare, che potessero vedere che erano vive quelle cose che stavo dicendo, non erano speculazioni mentali. Da lì sono nati più o meno tutti i festival, ma anche il Festival dell'Amore che abbiamo fatto nell'ultimo paio d'anni è nato dal primo libro che Manuela e io abbiamo fatto sull'amore, perché la stessa cosa abbiamo detto: vogliamo farci un festival, perché sentivamo che era necessario che quella cosa non sembrasse solo un libro nostro, un'esperienza nostra, ma che venisse largamente condivisa. E a me piace vedere quella specie di comunità che prende forma per 2, 3, 4 giorni, quello che è. E mi affascina molto l'idea che non sai dopo cosa faranno di quello che tu hai messo in scena. Non hai la più pallida idea. Non sai se è stato un intrattenimento di poche ore più o meno piacevole, o se si portano a casa qualcosa che poi serve alla loro esistenza. A me piace pensare alla seconda, naturalmente, però mi affascina la dimensione di non saperlo. Ogni tanto, ad esempio, sul palco del Festival dell'Amore, guardando le persone, questa è l'unica cosa che mi manca dell'essere a casa. Sto facendo tantissimi speech online e tutto quanto. Io ho bisogno di vedere le persone, perché quello che dico dipende da chi ho davanti. Non riesco, non sono mai arrivato con discorsi preconfezionanti, incuranti delle persone che ho davanti, mi sembra orribile. E quando ero sul palco del festival mi veniva da guardare le persone e dire: cosa faranno di tutto questo? Però mi affascina il fatto che questa comunità che si crea per 3 o 4 giorni intorno a un festival poi vada in direzioni completamente diverse, che tu non controlli più, come è logico che sia, non puoi controllarlo. Allora, non avere controllo in quel senso mi piace molto. Caro Franco, ti devo fare l'ultima domanda, per me importantissima, fondamentale. Qual è il tuo rapporto vero e sincero con il cinema? E tra l'altro consigliaci e raccontaci due o tre film, insomma, che in qualche modo ti hanno emozionato, ti hanno aperto gli orizzonti. Il cinema secondo Franco Bolelli. Io confesso di avere un rapporto particolare con il cinema, nel senso che in tutta la mia esistenza sono attratto dal nuovo, ho un pregiudizio positivo nei confronti di tutto quello che è nuovo. Sul cinema non ce la faccio. Sul cinema sono un vecchio reazionario. Guardo con grande attrazione le cose vecchie, anche quelle nuove, soprattutto a casa, guardiamo, però mi manca qualcosa. Quando mi imbatto in western, io mi sono formato sui western, sono ancora la mia epica personale, il luogo della mia formazione, con tutti i rischi che questo comporta. O che ne so, Hitchcock, o le commedie sofisticate hollywoodiane tipo Cary Grant, Katharine Hepburn, eccetera, eccetera, io ci sento qualcosa che mi appartiene di più. Proprio il modo in cui quei film sono costruiti, i dialoghi, le sceneggiature,
figure, i movimenti, le inquadrature, c'è qualcosa che mi corrisponde di più. Forse perché ci sono nato, per cui... però è curioso perché su tante altre cose su cui sono nato non ho la stessa reazione, anzi me le sono lasciate alle spalle con molta facilità. Sul cinema ho bisogno di quella cosa lì. Ho bisogno, tornando a una cosa che abbiamo detto all'inizio, di grande intensità. L'intensità non è necessariamente quella dell'iperadrenalina, che pure mi piace, intendiamoci. È proprio un modo di porre le storie, una forma di linguaggio. Si può essere intensi dicendo la cosa più soffice del mondo, le commedie sono quella cosa lì. Allora è quella la dimensione che mi piace. Dovessi dirti due o tre film, si va nell'epica, non c'è il minimo dubbio. Il mio film, quello proprio che ogni volta che mi ci imbatto dico, vabbè, questa è la più grande cosa che io abbia mai visto in vita mia, continua a essere Apocalypse Now. Apocalypse Now ha avuto su di me un'influenza assoluta. Scena per scena, momento per momento, ci sono entrato dentro, mi ha formato in qualche modo, anche se ero già abbastanza grande. Per cui Apocalypse Now, assolutamente. Mi viene da dire John Ford, Sentieri selvaggi, perché è un film straordinario, perché è John Wayne duro, cattivo, che si pensa che farà una cosa terribile alla nipote rapita dagli indiani, e in una delle scene più belle della storia del cinema, mentre lei si aspetta di essere uccisa, la solleva e le dice, Debbie andiamo a casa. E vabbè, quello è il mio cinema davvero. Se dovessi dirti due film, ti direi questi. Beh, due capolavori assoluti, due colossi epici, meravigliosi. Tarantino, Rodriguez, sì, sono certo, anche nelle sue corde, vero? Assolutamente. Ancora più Rodriguez di Tarantino, perché Rodriguez ha quella sfrontatezza texana che mi diverte orrendamente. È eccessivo. Dice delle cose... prendendosi in giro visibilmente, c'è questo rapporto per cui le spara grosse e si prende in giro, per cui lo trovo assolutamente irresistibile. È la parte del cinema degli ultimi anni che mi piace più, evidentemente. Poi ci sono altre cose che mi piacciono, però c'è una differenza tra cose che mi piacciono e quelle che sento mie. Certo. D'altronde tu sei l'uomo di Viva Tutto, anch'io sono una persona che ama, non, magari non tutto, ma tanto. Poi le cose che in realtà invece entrano nel nostro profondo, nel nostro inconscio, i nostri pensieri, sono poche, sono quelle che restano. Sì, certo. Franco, che dirti? È stato un piacerone davvero grande. Ti ringrazio. Per me, della tua... assolutamente. Io voglio che voi lo facciate questo festival. Lo faremo e tu sarai con noi e insieme a noi. Nel frattempo ti mando un abbraccio caro, buona fine quarantena, speriamo insomma di essere, auguriamocelo in qualche modo. Un abbraccio grande, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. E a presto, ciao Franco. Ciao, grazie.